Per le persone che non hanno familiarità con il mio lavoro, ricapitoliamo. Spari una navetta in orbita nella Terra più grande. Fai una scansione 3D della Terra più grande e la presenti alla gente come fosse la mappa lunare. Se questo è vero, la mappa lunare e le immagini dello shuttle saranno le stesse. Esaminiamo se troviamo qualche altra prova di ciò. Aspettiamo tutti il tuo ritorno e il loro ritorno più tardi qui sulla Terra. Bill, abbiamo sicuramente apprezzato l'opportunità di parlare con Mike Boyle. Certo, sembra di buon umore. Grazie per averlo fatto. È stato un piacere e apprezziamo sicuramente, ragazzi, che ci lasciate ascoltare insieme a voi. Vuoi ancora farci sapere che ci stai perseguendo? Qui abbiamo la nostra prima immagine. Confrontiamola con la mappa lunare del nostro cratere. Quindi sono le seconde immagini che ho trovato del nostro cratere, sul Picius Gallus M. Diamo un'occhiata a due grandi crateri. E poi spostati verso il nostro cratere, il cratere sotto la linea bianca. Facciamo una simulazione con una mappa lunare in movimento. Vedi i due grandi crateri sulla destra? Penso che questo sia il paesaggio che stiamo guardando. Dai un'occhiata a questo, una gigantesca turbina, muoversi in un cratere. E una spirale di nuvole al centro che prova che c'è un clima sulla Terra più grande. Un altro, quindi confrontiamolo con il primo, e a destra vedete Epcot e a sinistra il nostro cratere.
Questo è complicato, non ne sono abbastanza sicuro, ma sospetto che anche questo sia il nostro cratere. Ti sto mostrando questo a causa dei tanti crateri. Conosci un posto sulla Terra con quella quantità di crateri sulla superficie? Io no. Per esempio, Marte è il vulcano più alto nel mondo della conoscenza del Sistema Solare. Quando guardo le foto della navetta, i due argomenti più importanti che stanno mostrando sono il cratere Terra e il cratere di Marte. Qui stiamo guardando le immagini di quello che penso sia il cratere, metà cratere. Sulla mappa lunare sarebbe qualcosa del genere. E ti fermi a metà del cratere, sarebbe qualcosa del genere. Se tu mostri un'immagine completa, facciamo un'altra simulazione con la mappa lunare. E fermiamoci sulla metà del cratere. Facciamo un confronto dettagliato. E inizia con questo pallido punto lì a sinistra e confrontalo con la roccia. Questo mi ricorda la silhouette di questa montagna. Spostati e crea un fermo immagine e ingrandisci a destra la linea di punti che chiamo la piuma. La piuma apparirà in altre immagini. Si muovono intorno e diamo un'occhiata alla sagoma del cratere. Confrontalo con il cratere lunare di Marte, Hadley C, sulla mappa. Guarda alla nera silhouette africana. Diamo un'occhiata al serpente, che penso sia un grande fiume. Quando guardi il suolo, vedi che è un po' rossastro, come in Africa. Ecco perché lo chiamano il pianeta rosso. Ora qualche altra immagine di Marte. La prima cosa che vedi non è questo grande, enorme oceano, e lì vedi la figura simile a un serpente. La camera dello shuttle sta ingrandendo e allora sai che ti stanno mostrando qualcosa. Con questo schema penso che potrebbe sfuggirti qualche parte del fiume, ma quando si ingrandisce, eccolo. Qualche confronto dettagliato. Hai di nuovo la piuma? Ed il cratere stesso sembra un po' strano. Ha senso solo quando aggiungi questa riga qui. Scendendo si vedono le montagne riflesse nella cupola come la cintura degli asteroidi. Bene, ecco il tuo pianeta esploso. Questo non ne sono sicuro al 100%, ma penso che sia anche Marte, quel minuscolo cratere. Nel prossimo vediamo la Terra e Marte in un unico video. Prima capovolgiamo le immagini verticalmente e confrontale con la mappa lunare. Aggiungiamo un po' d'acqua, iniziamo a volare e guardiamo nell'immagine in basso il blu e vedrai qualche luce tremolante nell'acqua. Quindi, in qualche modo, c'è acqua vicino al nostro cratere.
Sul video in basso vedrai che la telecamera sta girando. Significa che ti stanno mostrando qualcosa. Questa è un'altra immagine del nostro cratere. Lascia che ti mostri dove devi guardare. Aggiungi alcuni punti luce sull'immagine in alto e questo è il nostro cratere. Quello blu sembra quasi una tartaruga. Eccolo qua. Dai un'occhiata alla silhouette dell'acqua. E andiamo avanti verso Marte, che giace tra le montagne. Qui alle montagne, bagnate dai raggi del sole. E Marte deve essere più o meno lì. Se queste immagini sono in tempo reale, significa che puoi volare dalla Terra a Marte in circa 2 minuti. Beh, quando cerchi la silhouette del nostro cratere, stai cercando un buco della serratura. Qual è il buco della serratura più famoso del pianeta? Quello è il Vaticano, ovviamente. Dai un'occhiata alla mappa del Vaticano a Roma. Quindi la mia ipotesi sarebbe che la Basilica di San Pietro sia Epcot. Piazza San Pietro è la collina. E Castel Sant'Angelo è il nostro cratere, il pentagramma e ovviamente il Tevere. Se questo è vero, devono saperlo da molto tempo, come appariva il nostro cratere. Castel Sant'Angelo fu costruito nel 135 d.C. e la Basilica Papale nel 1506. Così, nel 1506 conoscevano l'esistenza di Epcot. Uno dei miei telespettatori pensa che Epcot sta per Apecot. In fiammingo e olandese, Apecot, Apecot, è la gabbia delle scimmie. Noi siamo le scimmie, ovviamente. Lui pensa che qualche materiale dei nostri corpi è detenuto in un sistema simile a una cattedrale a forma di scimmia. Un po' tipo questo, e viene parassitato. Alcune persone stanno reagendo nei commenti e dicono che sto utilizzando immagini della NASA. La NASA è bugiarda, assolutamente, la NASA è bugiarda. Ma dobbiamo usare le armi del nemico contro di loro. Userò le immagini della NASA, della navetta Shuttle, per dimostrare che stanno camuffando il mondo intero. E una volta che questo è trasmesso dai principali media, puoi dire addio alla NASA e a tutti i parassiti. Quindi ora mostrerò alcune immagini che sono manipolate. È uno dei loro obiettivi principali, a loro piace il Mar Rosso, probabilmente perché è vicino, in Egitto, casa degli Atlanteani, i parassiti. Quindi aggiungi solo una falsa curvatura qui. Un altro esempio.
Guarda da vicino al Mar Rosso. Non c'è assolutamente nessuna prospettiva nel Mar Rosso. E quello che stanno facendo, stanno solo spostando una curva cintura nera. Dammi 5 minuti. Di tanto in tanto mostrano immagini ad alta quota. Questo penso che lo abbiano messo lì apposta, perché è troppo ovvio. Stanno giocando un gioco molto intelligente. Vogliono soprattutto che i terrapiattisti pensino che è tutto CGI, perché la gente del circo, della palla volante, non guarderanno più queste immagini. Di nuovo, è la storia della pillola rossa o la pillola blu. Non voglio nessuna pillola. Voglio il ragazzo che mi sta dando la pillola. Poi ti alzi sopra la terra, guardi in basso sulla bellissima terra e vedi le prove dell'umanità sulla terra, sia buone sia cattive. E guardi in cielo, vedi la cometa, vedi la luna, vedi le stelle che sorgono e tramontano sul lembo della terra. Ti rendi conto che sei davvero molto piccolo e molto fortunato e anche un grande bugiardo. Mi chiedo cosa diranno tutte le persone ai loro nipoti. Il nonno era un grande bugiardo. Ha detto a tutti che stavo volando sopra una pallina blu nello spazio. Mi dispiace, gente. Sì, certo. Il rimorso viene dopo il peccato. Beh, grazie mille per aver guardato e continuerò la ricerca di prove. Sono sicuro che ne scoprirò. Ci sono molte altre cose sullo shuttle, su internet, quindi continua a guardare, continua a reagire. Grazie a tutti. Ciao.